Ragazze, oggi nuovo video, volevo farvi vedere la mia postazione make-up, è molto minimal e a prova di gatto perché avete visto come si vede io con il vestitino da casa. Salve! Perché avete visto che insomma, essendo in una camera dove i gatti possono entrare, è facile che si salgano sopra. Non guardate il resto della stanza perché è ancora tutta da sistemare, quindi ecco, non è messa bene, le pareti sono da verniciare, questa è una camera che non usiamo, cioè uso io per fare video e i gatti per giocare, quindi è tutta da ridipingere, sistemare, quindi il divano è da buttare, insomma, guardate solo questa zona. Allora, il tavolo che uso io è un tavolo preso da Ikea, di quelli allungabili, che io non allungo perché mi basta questo, anzi non voglio troppo spazio, altrimenti utilizzo ancora più cose. E poi vi faccio vedere, là qua c'è la lampada, che è di quelle attaccate al tavolo, sempre di Ikea. E questo mobiletto che devo pulire lo specchio perché Jäger ogni volta ci si arrampica e vabbè. Questo mobiletto in teoria l'avevamo preso per il bagno, solo che per il bagno non va bene. Arriverà anche se vi interessa l'home tour, perché ve lo farò vedere prima o poi. Perché ogni volta dico, ah, devo sistemare lì, devo sistemare là, quindi lo rimando. Però anche quello arriverà. Quindi questo in teoria è un mobile del bagno sempre di Ikea, che però lì non abbiamo potuto mettere perché il bagno, essendo troppo piccolo, sporgeva troppo e era scomodo. Quindi abbiamo sistemato in un altro modo molto. Casa nostra non è proprio quelle che potrete vedere su YouTube, tipo molto shabby, no, è tutto l'opposto, un casino, vabbè, comunque. Quindi questo mobiletto mi sono detta, per non sprecarlo, lo riutilizzo io. Aprendolo c'è praticamente la collezione di trucco. Devo dire che sono stata brava e molte cose le ho buttate. Allora, come ho detto, questa è una postazione make-up a prova di gatto, cioè è tutto messo dentro in modo che i gatti non ci possano arrivare. E devo dire che li preferisco perché così comunque rimangono sempre tipo i pennelli, non prendono la polvere, eccetera, stanno chiusi dentro. Quindi, al ripiano superiore ho messo due palette. Questa è quella con quella di Wygon che sto facendo io con gli ombretti Nabla, e qua c'è il blush di Mulak perché non so come mettere, dove mettere. Qui c'è la palette di Huda che è quella che uso sempre, quindi la tengo a portata di mano. Un cerchietto e questi fermacapelli, sapete, quelli che non lasciano il segno. Il tonico di Glenova, le salviettine struccanti, queste le ho prese all'offerta della Clinians in offerta al Conad, se mi devo togliere qualcosa, le polveri. In questa pochettina di Benefit che vi ho fatto vedere in un video, ho messo dentro tutte le maschere che ho viso, occhi, labbra della come si chiama? BOJ, che sto provando, quindi le metto qua perché sono piccoline, almeno ce le ho tutte ordinate. E ok, mentre di qua, in questa cassettierina piccolina di plastica, ci sono degli ombretti sfusi, ma devo dire che io ultimamente non uso ombretti sfusi, uso sempre palette perché ne ho tante. Qui sopra ci sono dei glitter di questa marca che è? Non mi ricordo. La Gaia Cosmetics, bellissimi, però non è che li uso tanto, quindi ci sono vedete, alcuni cassetti sono praticamente quasi vuoti, ci sono dei rossetti, insomma, cose che uso poco. Gli altri due ripiani li ho organizzati con tutti questi contenitori che trovate ovunque, sia su internet, ma anche da casa, da Coimport, insomma ovunque. In questo qui ho messo i prodotti, qui ci sono gli eyeliner, i mascara, questo per pulire i pennelli, questo per fissare il trucco, per le sopracciglia, la base viso, il primer di NARS che erano un campioncino di Sephora e la base spray fissante di Make Up Forever, sempre campioncino. In questa forma di cuore ho messo tutte le matite, sia labbra che occhi. Quindi ho iniziato da dietro con le labbra, le ho divise per colore, quindi qua ci sono quelle color carne sul rosa, fucsia. Poi di qua ci sono quelle più color carne, insomma chiare, questa infatti sta di qua, color carne. Di qua ho messo i matitoni di Kiko, vedete questi qua più grandi, long lasting. Qua ci sono sempre altre matite labbra più scure. Qui davanti ho messo quelle chiare, quindi il matitone di NYX, questa di Mia Makeup color carne e questo è il duo di Kiko. Al centro ci sono le matite nere e grigie, questa è di Pupa che è grigia e questa è di Kiko, quella della nuova collezione. E poi qui c'è il prodotto di NYX per le sopracciglia. Qua davanti ci ho messo questo ombretto liquido, diciamo un fluido di Debbie che sto provando, quindi per ricordarmi, se non mi discordo. Di qua ho messo alcuni rossetti, c'è il temperino, vabbè che dovrei svuotare, qui ci sono quelli di Wagon e altri rossetti che uso un pochino meno, perché quelli che uso di più sono tutti qua sotto. Allora, qui vabbè ci sono i pennelli, questa è una confezione del caffè che ho riciclato, ma dovrei finire di farla così a righe, ma poi non mi va mai. Comunque in questo grande ci sono quelli viso e in questo più piccolo ci sono quelli occhi e quelli anche da viso, ma un pochino più corti. Jäger, poi dite perché? Jäger, scendi? No, ecco, stai cadendo, guarda. Jäger, ciao amore. No, no, ti devi fare gli affari tuoi. Scendi giù. Ok,
Questo c'è questo pennello di Mia Makeup che ho comprato ma ancora non l'ho mai usato. Mentre di qua ci sono tutti i rossetti MAC, le tinte Nabla, Mulac, poi che c'è? Queste sono le Maybelline, alcune ce le ho in borsa, Wygon, insomma un po' tutto, quelle che uso un pochino di più. Così ce l'ho tutte qui a portata, io apro, prendo, tiro fuori solo quello che mi serve e poi richiudo. Così sono a prova di gatto e anche di spolvere. L'altra cosa che vorrei cambiare è questa cosa oscena, perché è veramente brutta, porellina. Porellina si dice, non lo so. Questa ce l'ho tipo da una vita, la usavo anche all'inizio quando ho iniziato a fare video. Però se avete dei consigli, tipo se prenderla da IKEA, una cosa del genere, comunque una cassettierina piccolina, se mi dite dove la potrei trovare, magari vado a farci un salto. Qui comunque ci ho messo le palette. Allora, al primo piano ci sono le palette che uso di più. Mulac e Nuditude di The Balm. A parte la Huda che tengo su perché non mi c'entrava. Qui sotto ci sono queste due che sono di I Love Makeup, quindi questa rosa e quella, quell'altra scura, e questa palettina di Essence. Qui sotto ci sono Urban Decay, questa di Kiko che ho fatto io una vita fa ma che non uso mai, degli ombretti in crema, anche il gel liner di NYX che però uso, non uso come eyeliner, ve l'ho fatto vedere nei prodotti top e flop del periodo perché non scrive per niente bene, e quest'altro di Maybelline, Wycon e anche questa di Wycon. Quindi qua tengo le cosine che uso un pochino meno ma che se mi servono almeno so dove stanno. E mi sa che gli altri due cassetti invece sono, questo è vuoto. E qui ci sono cose miste, cose che ho magari comprato così per sfizio, ma che non uso mai, o comunque delle matite che non uso mai, però le tengo lì, non si sa mai. Molte cose le ho buttate da che mi sono spostata di qua, quindi ecco, altre cose le ho regalate. Questi due comodini già erano qui e li ho semplicemente riutilizzati. Nel primo ci sono dei prodotti di skincare che devo provare o che vorrei provare, quindi li ho messi qui. Questo è per togliere la pelle morta, la black mask, insomma, ci sono delle cosine. Ci metto anche i prodotti finiti di cui magari vorrei parlarvi e qui ci sono delle scatoline di Mulac. Nel secondo c'è tutta praticamente l'occorrente per fare la base. Questo è di questo contenitore qui è tutto un unico pezzo, è di IKEA. In teoria in questo cassetto è un pochino troppo grande, cioè ci entra bene, ma la parte finale non riesco ad usarla bene, quindi la tengo solamente perché ho messo i correttori. Il fondotinta, adesso sto cercando di finire questo di Kiko perché è troppo scuro, vedete? Quindi adesso con ancora un po' di bronzatura, poi arriverò al Fit Me, questo qua chiarissimo. Quindi li ho messi a scendere. Qui sotto ci sono delle cose che uso poco, tipo la spugnetta in silicone, perché c'è una marea anche qui, ma non le uso mai. Qui abbiamo il fondotinta in polvere compatta di Wycon, la cipria fissante di Wycon, questo Triss di Essence e anche questo Triss di Blush. Mentre qui ci sono tutti i blush e gli illuminanti che ho ottenuto, gli altri ce l'ho all'altra casa ed alcuni li ho buttati. Questi sono quelli che mi piacciono di più. Questo l'ho portato dall'altra casa perché mi piace tanto, che è di Ufiter. Adesso non riesco ad aprirlo. Questo qua non so se ve lo ricordate, lo usavo anche nei vecchi video. Poi c'è quello nuovo di Wycon, Kiko, questo è l'illuminante di NYX, blush sempre di Wycon, questo è di Benefit e altri illuminanti di Benefit. Qui ci sono delle spugnette, queste sono da buttare perché non le uso quasi mai, le ho usate una volta e le ho messe lì. Questo è sempre uno spray che mi ha portato mia cugina dall'America, sì, dall'America, dall'Inghilterra, per pulire i pennelli, però adesso ho quello di Kiko, quindi questo lo userò dopo. Un'altra black mask e qui sempre delle spugnette che mia cugina mi ha portato dall'Inghilterra. Nella parte sotto non mi ricordo, no, nella parte sotto ci sono cose così miste, queste sono delle cose che abbiamo usato per il saggio di pole dance e che ho messo lì pensando poi di trovargli una sistemazione, cosa che non è avvenuta, però sono lì, non si sa mai. Da quest'altra parte invece, in quest'altro cassettone, qui c'è la palla dei gatti, abbiamo messo qui ci sono dei guanti che di quelli per fare la tinta, perché quando passo i colori, sapete, ne passo tanti e quindi li ho messi qua. E di qua in questo contenitore invece ci sono delle mollettine, delle specchiette, delle forcine, quindi cose per i capelli. Qua sotto invece ci sono tutte le pochette che ho, che uso per andare in giro, che non so se devo partire, so dove sono, almeno sono tutte qua. Queste le ho prese con i punti del Conad, se vi interessa. E qua sotto non c'è nulla. Quindi ecco, devo dire che da che mi sono spostata la collezione è diventata un pochino più minimal, ma devo dire che alla fine mi va benissimo perché ho tutto quello che mi serve. Aspettate, magari mi giro. Aia. Ho tutto quello che mi serve. Ah, e nella parte sopra invece, che c'è un casino, adesso ve lo faccio vedere, ma
Qua sopra, sotto il quadro della Coca-Cola, c'è lo spruzzino, dei fazzoletti, delle salviettine umide, lo specchio e il cavalletto. La fotocamera la tengo di là in salone dove i gatti non possono arrivare. E niente, quindi la postazione è molto minimal, il contorno deve ancora essere sistemato, quindi poi sarà sistemato. E niente, quindi spero di avervi dato qualche spunto. Se avete delle idee su qualche piccola cassettiera da mettere al posto di questa blu, aspetto i vostri commenti, anche il luogo del negozio, su internet, insomma, quello che volete. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!